Onnipotente ed eterno, che hai dato come modello agli uomini Cristo tuo Figlio, nostro Salvatore, fatto uomo e umiliato fino alla morte di croce, fa che abbiamo sempre presente il grande insegnamento della sua passione
per partecipare alla gloria della risurrezione. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Prima lettura. Dal libro del profeta Isaia. Il Signore, Dio mio, mi ha fatto una lingua da discepolo, perché io sappia indirizzare una parola allo sfiduciato. Ogni mattina fa attento il mio orecchio, perché io ascolti come i discepoli. Il Signore Dio mi ha aperto l'orecchio, e io non ho posto resistenza. Non mi sono tirato indietro, ho presentato il mio dorso ai flagellatori, i miei guanci a coloro che si strappavano la barba, non ho sottratto la faccia agli insulti e agli spiriti. Il Signore mio Dio mi assiste, per questo resto svergognato, per questo rendo la mia faccia dura come pietra, sapendo di non restare confuso. Parola di Dio. Salmo responsoriale. Fanno beffe di me quelli che mi vedono, storcono le labbra, scuotono il capo, si rivolga al Signore, Lui lo libere, lo porti in salvo se davvero lo amo. Dio mio, Dio mio, branco di cani mi circonda, mi accerchia una banda di malfattori, hanno scavato le mie mani e i miei piedi, posso contare tutte le mie ossa. Dio mio, Dio mio, la mia tunica gettano la sorte, ma tu, Signore, non stare lontano, mia forza vieni presto il mio aiuto. Annuncerò il tuo nome ai miei fratelli, ti loderò in mezzo all'assemblea. Lodate il Signore voi suoi fedeli, gli dia gloria tutta la discendenza di Giacobbe, lo tema tutta la discendenza di Israele. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Cristo Gesù, pur essendo nella condizione di Dio, non ritenne un privilegio l'essere come Dio, ma svuotò se stesso,
assumendo una condizione di servo, diventando simili agli uomini. Dall'aspetto riconosciuto come uomo, umiliò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte, e a una morte di croce. Per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome che è al di sopra di ogni nome. Perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi, nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua proclami Gesù Cristo è Signore. A gloria di Dio Padre. Parola di Dio. Obbediente fino alla morte e a una morte di croce. Per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome che è al di sopra di ogni nome. Passione di nostro Signore Gesù Cristo, secondo Matteo. In quel tempo, uno dei dodici, chiamato Giuda Iscariota, andò dai sommi sacerdoti e disse: «Quanto mi volete dare perché io ve lo consegni?» E quelli gli fissarono 30 monete d'argento. Da quel momento cercava l'occasione propizia per consegnarlo. Il primo giorno degli azimi, i discepoli si avvicinarono a Gesù e gli dissero: «Dove vuoi che ti prepariamo per mangiare la Pasqua?» Ed egli rispose: «Andate in città da un tale e ditevi: il maestro ti manda a dire: il mio tempo è vicino, farò la Pasqua da te con i miei discepoli». I discepoli fecero come aveva loro ordinato Gesù, e prepararono la Pasqua. Venuta la sera, si mise a mensa con i dodici. Mentre mangiavano, disse: «In verità io vi dico, uno di voi mi tradirà». Ed essi, addolorati profondamente, incominciarono ciascuno a domandargli: «Sono forse io, Signore?» Ed egli rispose: «Colui che ha intinto con me la mano nel piatto, quello mi tradirà. Il figlio dell'uomo se ne va come scritto di lui, ma guai a colui dal quale il figlio dell'uomo viene tradito. Sarebbe meglio per quell'uomo se non fosse mai nato». Giuda, il traditore, disse: «Rabbì, sono forse io?» Gli rispose: «Tu l'hai detto». Ora, mentre essi mangiavano, Gesù prese il pane e, pronunziata la benedizione, lo spezzò e lo diede ai discepoli dicendo: «Prendete e mangiate, questo è il mio corpo». Poi prese il calice e, dopo aver reso grazie, lo diede loro dicendo: «Bevetene tutti, perché questo è il mio sangue dell'alleanza, versato per molti in remissione dei peccati. Io vi dico che da ora non berrò più di questo frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo con voi nel regno del Padre mio». E dopo aver cantato l'inno, uscirono verso il Monte degli Olivi. Allora Gesù disse loro:
voi tutti vi scandalizzerete per causa mia in questa notte. Sta scritto infatti, percuoterò il pastore e saranno disperse le pecore del gregge, ma dopo la mia risurrezione vi precederò in Galilea. E Pietro gli disse, anche se tutti si scandalizzessero di te, io non mi scandalizzerò mai. Gli disse Gesù, in verità ti dico, questa notte stessa, prima che il gallo canti, mi rinnegherai 3 volte. E Pietro gli rispose, anche se dovessi morire con te, non ti rinnegherò. Lo stesso dissero tutti gli altri discepoli. Allora Gesù andò con loro in un podere, chiamato Getsemani, e disse ai discepoli, sedetevi qui, mentre io vado là a pregare. E presi con sé Pietro e i 2 figli di Zebedeo, cominciò a provare tristezza e angoscia. Disse loro, la mia anima è triste fino alla morte, restate qui e vegliate con me. E avanzatosi un poco, si prostrò con la faccia a terra e pregava dicendo, Padre mio, se è possibile, passi da me questo calice, però non come voglio io, ma come vuoi tu. Poi tornò dai discepoli e li trovò che dormivano e disse a Pietro, così non siete stati capaci di vegliare un'ora sola con me? Vegliate e pregate per non cadere in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole. E di nuovo, allontanatosi, pregava dicendo, Padre mio, se questo calice non può passare da me senza che io lo beva, sia fatta la tua volontà. E tornato di nuovo, trovò i suoi che dormivano, perché gli occhi loro si erano appesantiti. E lasciatili si allontanò di nuovo, e pregò per la 3ª volta, ripetendo le stesse parole. Poi si avvicinò ai discepoli e disse loro, dormite ormai e riposate. Ecco, è giunta l'ora nella quale il figlio dell'uomo sarà consegnato in mano ai peccatori. Alzatevi, andiamo. Ecco, colui che mi tradisce si avvicina. Mentre parlava ancora, ecco arrivare Giuda, uno dei 12, e con lui una gran folla con spade e bastoni, mandata dai sommi sacerdoti e dagli anziani del popolo. Il traditore aveva dato loro questo segnale dicendo, quello che bacerò è lui, arrestatelo. E subito si avvicinò a Gesù e disse, salve Rabbì. E lo baciò e Gesù gli disse, amico, per questo sei qui? Allora si fecero avanti e misero le mani addosso a Gesù e lo arrestarono. Ed ecco, uno di quelli che erano con Gesù, messa mano alla spada, la estrasse e colpì il servo del sommo sacerdote, staccandogli un orecchio. Allora Gesù gli disse, rimetti la spada nel fodero, perché tutti quelli che mettono mano alla spada periranno di spada. Pensi forse che io non possa pregare il Padre mio, che mi darebbe subito più di 12 legioni di angeli? Ma come allora si adempierebbero le scritture secondo le quali così deve avvenire? In quello stesso momento Gesù disse alla folla, siete usciti come contro un brigante con spade e bastoni per catturarmi. Ogni giorno stavo seduto nel tempio ad insegnare e non mi avete arrestato. Ma tutto questo è avvenuto perché si adempissero le scritture dei profeti. Allora tutti i discepoli, abbandonatolo, fuggirono. Or, quelli che avevano arrestato Gesù, lo condussero dal sommo sacerdote Caifa, presso il quale già si erano radunati gli scribi e gli anziani. Pietro, intanto, lo aveva seguito da lontano, fino al palazzo del sommo sacerdote. Ed entrato anche lui, si pose a sedere tra i servi, per vedere la conclusione. I sommi sacerdoti e tutto il Sinedrio cercavano qualche falsa testimonianza contro Gesù per condannarlo a morte, ma non riuscirono a trovarne alcuna, pur essendosi fatti avanti molti falsi testimoni.
finalmente se ne presentarono due, che affermarono: «Costui ha dichiarato, posso distruggere il Tempio di Dio e ricostruirlo in 3 giorni». Alzatosi, il sommo sacerdote gli disse: «Non rispondi nulla? Che cosa testimoniano costoro contro di te?» Ma Gesù taceva. Allora il sommo sacerdote gli disse: «Ti scongiuro per il Dio vivente, perché ci dica se tu sei il Cristo, il Figlio di Dio». Gli rispose Gesù: «Tu l'hai detto, anzi io vi dico, d'ora innanzi vedrete il Figlio dell'uomo seduto alla destra di Dio e venire sulle nubi del cielo». Allora il sommo sacerdote si stracciò le vesti dicendo: «Hai bestemmiato? Perché abbiamo ancora bisogno di testimoni? Ecco, ora avete udito la bestemmia, che ve ne pare?» E quelli risposero: «È reo di morte». Allora gli sputarono in faccia e lo schiaffeggiarono. Altri lo bastonavano dicendo: «Indovina, Cristo, chi è che ti ha percosso?» Pietro intanto se ne stava seduto fuori dai cortili. Una serva gli si avvicinò e disse: «Anche tu eri con Gesù, il Galileo?» Ed egli negò davanti a tutti. «Non capisco che cosa tu voglia dire». Mentre usciva verso l'atrio, lo vide un'altra serva e disse ai presenti: «Costui era con Gesù in Nazareno». Ma egli negò di nuovo, giurando: «Non conosco quell'uomo». Dopo un poco i presenti gli si accostarono e dissero a Pietro: «Certo, anche tu sei di quelli, la tua parlata ti tradisce». Allora egli cominciò a imprecare e a giurare: «Non conosco quell'uomo». E subito un gallo cantò. E Pietro si ricordò delle parole dette da Gesù: «Prima che il gallo canti, mi rinnegherai 3 volte». E uscito all'aperto pianse amaramente. Venuto il mattino, tutti i sommi sacerdoti e gli anziani del popolo tennero un consiglio contro Gesù per farlo morire. Poi messolo in catene e lo condussero e consegnarono al governatore Pilato. Allora Giuda, il traditore, vedendo che Gesù era stato condannato, si pentì e riportò le 30 monete d'argento ai sommi sacerdoti e agli anziani, dicendo: «Ho peccato, perché ho tradito sangue innocente». Ma quelli dissero: «Chi riguarda? Venditela tu». Ed egli, gettate le monete d'argento nel tempio, si allontanò e andò ad impiccarsi. Ma i sommi sacerdoti, raccolto quel denaro, dissero: «Non è lecito metterlo nel tesoro, perché è prezzo di sangue». E, tenuto consiglio, comprarono con esso il campo del vasaio per la sepoltura degli stranieri. Perciò quel campo fu denominato campo di sangue fino al giorno d'oggi. Allora si adempì quanto era stato detto dal profeta Geremia, e presero 30 denari d'argento, il prezzo del venduto, che i figli di Israele avevano mercanteggiato, e gli diedero per il campo del vasaio, come mi aveva ordinato il Signore. Intanto Gesù comparve davanti al governatore, e il governatore l'interrogò dicendo: «Sei tu il re dei Giudei?» Gesù rispose: «Tu lo dici». E mentre lo accusavano, i sommi sacerdoti e gli anziani non rispondevano nulla. Allora Pilato gli disse: «Non senti quante cose attestano contro di te?» Ma Gesù non gli rispose neanche una parola, con grande meraviglia del governatore. Il governatore era solito, per ciascuna festa di Pasqua, rilasciare al popolo un prigioniero a loro scelta. Avevano in quel tempo un prigioniero famoso, detto Barabba. Mentre quindi si trovavano riuniti, Pilato disse loro: «Chi volete che vi rilasci, Barabba o Gesù chiamato il Cristo?» Sapeva bene, infatti,
che glielo avevano consegnato per invidia. Mentre egli sedeva in tribunale, sua moglie gli mandò a dire: non avere a che fare con quelli, giusto, perché oggi fu molto turbata in sogno per causa sua. Ma i sommi sacerdoti e gli anziani persuasero la folla a richiedere Barabba e a far morire Gesù. Allora il governatore domandò: chi dei due volete che vi rilasci? Quelli risposero: Barabba. Disse loro Pilato: che farò dunque di Gesù chiamato il Cristo? Tutti gli risposero: sia crocifisso. Ed egli aggiunse: ma che male ha fatto? Essi allora urlarono: sia crocifisso. Pilato, visto che non otteneva nulla, anzi che il tumulto cresceva sempre di più, presa dell'acqua, si lavò le mani davanti alla folla e disse: non sono responsabile di questo sangue, vedetevela voi. E tutto il popolo rispose: il suo sangue ricada sopra di noi e sopra i nostri figli. Allora rilasciò loro Barabba e, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò ai soldati perché fosse crocifisso. Allora i soldati del governatore condussero Gesù nel pretorio e gli radunarono attorno tutta la corte. Spogliatolo, gli misero addosso un manto scarlatto e, intrecciata una corona di spina, gli la posero sul capo con una canna nella destra. Poi, mentre gli si inginocchiavano davanti, lo schernivano: salve, re dei Giudei! E sputandogli addosso, gli tolsero di mano la canna e lo percuotevano sul capo. Dopo averlo così schernito, lo spogliarono del mantello, gli fecero indossare i suoi vestiti e lo portarono via per crocifiggerlo. Mentre uscivano, incontrarono un uomo di Cirene chiamato Simone e lo costrinsero a prendere sulla croce su di lui. Giunti a un luogo detto Golgota, che significa luogo del cranio, gli diedero da bere vino mescolato con fiele, ma egli, assaggiatolo, non ne volle bere. Dopo averlo quindi crocifisso, si spartirono le sue vesti tirandole a sorte e, sedutosi, gli facevano da guardia. Al di sopra del suo capo posero la motivazione scritta della sua condanna: questi è Gesù, il re dei Giudei. Insieme con lui furono crocifissi due ladroni, uno a destra e uno a sinistra. E quelli che passavano di là lo insultavano, scuotendo il capo, dicendo: tu che distruggi il Tempio e lo ricostruisci in tre giorni, salva te stesso. Se tu sei figlio di Dio, scendi dalla croce. Anche i sommi sacerdoti con gli scribi e gli anziani lo schernivano. Ha salvato gli altri, non puoi salvare se stesso. E il re di Israele scenda ora dalla croce e crederemo. Ha confidato in Dio, lo liberi lui ora, se ti vuoi bene. Ha detto infatti: sono figlio di Dio. Anche i ladroni crocifissi con lui lo oltraggiavano allo stesso modo. Da mezzogiorno fino alle 3 del pomeriggio si fece buio su tutta la terra. Verso le 3 Gesù gridò a gran voce: Eli, lema sabachthani, che significa: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Udendo questo, alcuni dei presenti dicevano: costui chiama Elia. E subito uno di loro corse a prendere una spugna e, imbevutola di aceto, la fissò a una canna e così gli dava da bere. Gli altri dicevano: lascia, vediamo se viene Elia a salvarlo. E Gesù, emesso un altro grido, spirò.
Ed ecco, il velo del Tempio si squarciò in due da cima a fondo. La terra si scosse, le rocce si spezzarono, i sepolcri si aprirono e molti corpi di santi morti risuscitarono. E uscendo dai sepolcri dopo la risurrezione, entrarono nella città santa e apparvero a molti. Il centurione e quelli con lui che facevano la guardia a Gesù, sentito il terremoto e visto quel che succedeva, furono presi da grande timore e dicevano: davvero costui era figlio di Dio. C'erano anche là molte donne che stavano ad osservare da lontano. Esse avevano seguito Gesù dalla Galilea per servirlo. Tra costoro Maria di Magdala, Maria madre di Giacomo e di Giuseppe e la madre dei figli di Zebedeo. Venuta la sera, giunse un uomo ricco di Arimatea, chiamato Giuseppe, il quale era diventato anche lui discepolo di Gesù. Egli andò da Pilato e gli chiese il corpo di Gesù. Allora Pilato ordinò che gli fosse consegnato. Giuseppe, preso il corpo di Gesù, lo avvolse in un candido lenzuolo e lo depose nella sua tomba nuova, che si era fatta scavare nella roccia. Rotolata poi una gran pietra sulla porta del sepolcro, se ne andò. Erano lì davanti al sepolcro Maria di Magdala e l'altra Maria. Il giorno dopo, che era parascebe, si riunirono presso Pilato i sommi sacerdoti e i farisei, dicendo: Signore, ci siamo ricordati che quell'impostore disse mentre era vivo: dopo tre giorni risorgerò. Ordina dunque che sia vigilato il sepolcro fino al terzo giorno, perché non vengono i suoi discepoli, lo rubino e poi dicano al popolo: è risuscitato dai morti. Così quest'ultima impostura sarebbe peggiore della prima. Pilato disse loro: avete la vostra guardia, andate, assicuratevi come credete. Ed essi andarono e assicurarono il sepolcro, sigillando la pietra e mettendovi la guardia. Parole del Signore. Lode a te, Cristo. La passione del Signore che abbiamo appena ascoltato diventi il tema della meditazione di questi giorni, di questa settimana santa. Io mi permetto di sottolineare solo alcuni passaggi per aiutarci in questa riflessione. Innanzitutto ci colpisce il silenzio di Gesù, il silenzio di fronte ai suoi discepoli che lo abbandonano, il silenzio di fronte a Pilato, di fronte al sommo sacerdote, di fronte alle guardie che lo insultano, il silenzio di Gesù che lo vediamo dirigersi verso il Monte Calvario, privo di ogni compagnia, di ogni amicizia, di ogni atteggiamento umano. Il silenzio di Gesù ci inviti a vivere bene il silenzio di questi giorni, il silenzio di questi tempi, il silenzio che ci vede nelle nostre case, in dialogo con i nostri cari o da soli. La lettura della passione ci mette anche di fronte alla sofferenza ingiusta e atroce che Gesù deve affrontare. Anche noi in questo tempo siamo messi di fronte alla sofferenza di tanti nostri fratelli, di tante famiglie, di tante persone. Il Signore ci aiuti a mettere la nostra sofferenza, la sofferenza di questo tempo, nelle sue mani. Notiamo poi il grido ultimo di Gesù: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Gesù che si vede con il cerchio della solitudine che si chiude attorno a lui, e poi il suo affidamento:
Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Anche per noi in questo tempo, la preghiera, il grido e l'affidamento al Padre sia pieno di fiducia. Il Padre non abbandona Gesù, ma sta preparando la sua risurrezione. Con Maria, l'addolorata, vogliamo vivere questi giorni per godere con lei nel giorno della risurrezione, nell'esperienza della vita nuova. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero. Generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo. E per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. E il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, e salito al cielo siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre il Figlio è adorato e glorificato. E ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati e aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, eleviamo al Padre la nostra preghiera. Chiediamo la grazia di partecipare pienamente al mistero di redenzione del suo Figlio. Preghiamo insieme dicendo, Padre nostro, ascoltaci. Padre nostro, ascoltaci. Costruisci la tua Chiesa, dona ai tuoi ministri un cuore umile, generoso e sincero. Preghiamo. Padre nostro, ascoltaci. Illumina i governanti e i legislatori, conforta le vittime delle ingiustizie umane, preghiamo. Padre nostro, ascoltaci. Consiglia chi dubita, aiuta chi vuol credere, guida chi è in cerca della verità, preghiamo. Padre nostro, ascoltaci. Soccorri i poveri, conforta gli agonizzanti, dona speranza ai disperati, preghiamo. Padre nostro, ascoltaci. Edifica sulla carità le nostre comunità, difendi l'unità delle famiglie, dona ai giovani la gioia di lavorare per il tuo regno, preghiamo. Padre nostro, ascoltaci. Accogli, Padre, la nostra preghiera nel giorno in cui celebriamo la passione del Signore. E donaci la gioia di partecipare alla gioia del tuo Figlio risorto, che vive e regna nei secoli dei secoli. Se tu mi accogli, Padre,
sacerdote perché questa nostra famiglia radunata nel nome di Cristo possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Dio Onnipotente, la passione del tuo unico figlio, affretti il giorno del tuo perdono. Non lo meritiamo per le nostre opere, ma lo ottenga dalla tua misericordia quest'unico mirabile sacrificio per Cristo il nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Egli che era senza peccato, accettò la passione per noi peccatori e consegnandosi a un'ingiusta condanna, portò il peso dei nostri peccati. Con la sua morte lavò le nostre colpe e con la sua risurrezione ci acquistò la salvezza. E noi con tutti gli angeli del cielo innalziamo a te il nostro canto e proclamiamo insieme la tua lode. Santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie e lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede, tu ci hai redenti con la tua croce e la tua resurrezione. Salvaci, o memoriale
nella morte e risurrezione del tuo figlio ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Adriano e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con gli Apostoli, San Bartolomeo e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio, Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, possiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma la fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Agnello di Dio, che tolle peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che tolle peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che tolle peccati del mondo, dona noi la pace. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, io non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvo.
Padre, che ci hai nutriti con i tuoi santi doni e con la morte del tuo figlio ci fai sperare nei beni in cui crediamo, fa che per la sua risurrezione possiamo giungere alla meta della nostra speranza. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Vi saluto, Croce Santa, che portasti il Redentor. Gloria a noi. Sangue innocente ho visto, come fiamma scorgere dal cuore. Ti saluto.